abbiamo cambiato veste. Sì, abbiamo noleggiato allora, uno abbiamo scooter. Deciso di prendere uno scooter, anche se ci è venuto un po' di più rispetto alle isole, 300 baht qua. Sono sì, ci sta ammazzando questo, sì. Però ci sono delle cose che volevamo vedere che sono un po' fuori Bangkok e quei mezzi è un casino, cioè ci vuole una giornata intera per vederne solo una, quindi abbiamo fatto questo sacrificio, abbiamo preso lo scooter per adesso per 2 giorni, poi vediamo, comunque 300 baht sono meno di, saranno 7-8 euro. 7-8 euro al giorno, poco, sì. Sul nostro budget incide un pochino, sì. Diciamo ma di va sì. Bene, va bene uguale. Vabbè, adesso andiamo in hotel, andiamo ci diamo hotel. Una lavatina. Sì. E poi domani gireremo un po' i dintorni, quindi ci sposteremo un po' fuori. Anche se c'era scritto che non possiamo andare fuori dalla città. C'è scritto di non portare il motorino fuori dalla città, però non ce l'ha neanche noi, chiesto, lui non l'abbiamo letto. Quindi non lo sappiamo. E niente, ora andiamo. Stiamo uscendo, questo è il casino che c'è. Prima siamo arrivati sani e saldi a casa, comunque, solo che bisogna guardare tutto il tempo il telefono e il navigatore, quindi è un po' difficile fare i video guidando qua a Bangkok, perché ti saltano davanti dappertutto. Adesso, visto che abbiamo lo scooter, abbiamo deciso di andare, di cambiare zona. Questa sera andiamo al mercato notturno che è sul lungo fiume. Adesso siamo arrivati vivi al mercato notturno. Anche no, vabbè, vivi, vabbè, non esagerare. Abbiamo è complicato strada. Guidare dentro Bangkok, abbiamo sbagliato strada un paio di volte. Una rotonda, non si capiva l'uscita. E poi adesso non sapevamo dove parcheggiare. Comunque siamo vivi. Sì, tutto sommato è tranquilla, dai. Almeno finché si sta sulle strade grandi. Mercato notturno sì, strano, secondo me siamo nella sezione sbagliata perché gli stand sono vuoti. E di là abbiamo visto che c'è un'enorme ruota panoramica, quindi sarà lì, sarà tipo fiera. Mal che vada, qui c'è il Big C, prendo un pollo e lo mangiamo. Dobbiamo pur mangiare. Sì. Comunque adesso andiamo a vedere se ci sono le bancarelle del cibo. Questo mercato notturno si chiama Asiatic e si trova proprio sul lungo fiume. Adesso diamo un'occhiata. Speriamo di trovare qualcosa di conveniente adesso per poter mangiare. Altrimenti devo tornare indietro. Lì si intravede l'enorme ruota panoramica su cui non saliremo. No, penso proprio di no. Bene, siamo usciti nello stesso modo nel in cui siamo entrati. Proprio veloce. È un sì. Mercato straturistico, cioè non so se neanche se straturistico. Vabbè, c'era qualche turista che mangiava. È molto molto caro, cioè veramente allucinante, ma anche 4-5 volte i prezzi, anche di più forse. È un mercato di lusso, come anche qua il negozio, sì, il Big C. C'è il negozio vicino che di solito è la gastronomia, quindi siamo entrati per vedere se avevano il riso, ma costa anche invece quello. Invece ci sono i cuochi dentro che ti fanno il pesce al momento, la carne al momento. Costa il doppio del ristorante. Doppio, sì, perché questa è una zona di lusso, sembra giusto. È un mercato molto carino, è fatto molto bene. Noi adesso torniamo. Se hanno soldi da spendere va bene, c'è anche la ruota panoramica, è fatto tutto bene con le lucine, però... Non fa noi, per il nostro. Noi torniamo nella nostra povera zona. Andiamo a mangiare un bel pad thai a 40, che il vecchio lo fa veramente bene. Ieri non c'era, c'era la moglie. Ora magari stasera ci sarà lui o la moglie. Andiamo a mangiare un bel pad thai, va. Se non ci hanno rubato il motorino. Siamo arrivati dalla nostra amica, oggi c'è la moglie. La moglie del nostro amico, esatto. Sì. Resterà siccome nel nostro amico. Costa solo 40 con l'uovo qua, che sono poco intorno a un euro. Sì. Speriamo che abbia la mano del marito, perché l'altra sera era buona, era anche buona. Bacchette?
Allora, il pad thai è arrivato, è bello abbondante, poi qui ci sono tutte le salsine che si possono mettere, tipo la salsa soia e le cose tipiche del pad thai, che sono gli arachidi, il piccante, alcuni mettono anche lo zucchero. E ci sono anche i gamberetti. Ah, i gamberetti, sì. Buon appetito a noi. Stamattina siamo venuti a Wat Sam Pran, che è questo tempio circa 40 km fuori da Bangkok. È un tempio buddista con influenze cinesi. È un complesso, nel senso che ci sono varie costruzioni. Quello principale caratteristico è la torre che vedete alle mie spalle, che è questa torre rosa che è alta 80 metri. E con 17 piani in tutto, ed è una torre con un drago che la avvolge, e per salire in cima e rendere omaggio al Buddha che si trova al 17° piano si sale proprio all'interno del drago, quindi si sale su per il corpo del drago fino ad arrivare alla testa. E il significato del drago che avvolge la torre è che è la sofferenza umana, nel senso che dall'inizio della propria vita si soffre fino ad arrivare al punto più alto, che è poi quello dell'assoluzione, della benedizione di Buddha in questo caso. Siamo entrati, dopo un po' di coraggio siamo entrati. Allora, l'ingresso in teoria è gratuito, però appena entri c'è una... sono monache, non so come chiamarle. E sì. Il tempio è gestito quasi interamente da donne, c'è qualche monaco, esatto, maschile, ma ce ne sono pochi. E comunque cioè, ti chiedono un'offerta per la manutenzione della torre. Ma ci può stare, dai, gli abbiamo lasciato 24 ore, tantissimo. La centesima, adesso ci hanno fatto entrare, ci hanno indicato questa via. Praticamente si sale da dentro il drago, cioè c'è questo drago che circonda tutta la torre, e per salire si entra proprio dentro al drago. Ora facciamo un giretto e entriamo nel drago. Siamo al 12°, dovrebbero essere 14 in tutto. Guarda, il livello è finito. 14° livello raggiunto. Su in cima, sotto la bocca del drago, c'è una vista spettacolare. Sì, la vista è bellissima, e c'è il Buddha al centro della torre, e la gente viene ovviamente a pregare, quindi fanno il giro, abbiamo visto, fanno il giro di tutto, cioè del Buddha piccolino, inginocchiandosi, e portano le offerte e pregano. Si
prega per una sola cosa, per felicità, per soldi, si per può amore. Esatto, c'è scritto sotto che quando si inizia a salire si può, cioè si può esprimere un desiderio, iniziare a recitare la preghiera, però si può pregare appunto per una sola cosa, per un solo desiderio. Senza aver accumulato le 7 sfere del drago come faceva Drago. C'è tutto un complesso di templi, quindi ci sono anche altre parti. E, dopo della torre si scende, c'è un'altra scalinata più piccola che sale e si arriva al grande Buddha. Dopo un bel po' di strada, un'altra ora di scootersi, siamo arrivati a Mae Klong, che è la località quella famosa dove passa il treno in mezzo al mercato. C'è una via strettissima con i binari e tutto intorno c'è costruito il mercato e un paio di volte al giorno passa un treno. E adesso aspettiamo più o meno un'ora e mezza perché dovrebbe passare il treno. Dovrebbe passare, sì, alle 2:20 di pomeriggio. Ce n'è uno alle 8:30 di mattina, uno alle 9:30, uno alle 11:10 e l'altro dovrebbe essere intorno alle 2:20, c'è scritto, quindi vediamo. Però proprio tutta la città in realtà sembra un enorme mercato, perché adesso siamo passati con lo scooter e abbiamo parcheggiato perché anche al di fuori dei binari, cioè tutto. È una città mercato praticamente, ora tutto facciamo un gigantesco mercato. Adesso facciamo un giro, dobbiamo anche mangiare. Ero caduto. Eravamo morti di fame, eh? Eravamo proprio morti di fame. Anche il tempo di arrivare qua sul binario, che già abbiamo divorato la papaya, adesso siamo un pezzettino di tofu. L'abbiamo trovato a 12 qua nel mercato qua. Adesso siamo proprio sui binari, dove c'è la stazione praticamente, qui c'è la stazione d'arrivo. La stazione d'arrivo. E invece più là si stringe ancora di più e c'è proprio il mercato in mezzo ai binari. Adesso siamo qui, finiamo di mangiare e poi andiamo di là. Qui stiamo entrando proprio nel pieno del mercato ferroviario. Qua c'è la ferrovia dove tra un po' passerà il treno. Intorno ci sono tutte le bancarelle. Siamo posizionati. Abbiamo trovato una seduta. Qui ci sono le strisce per terra, cioè i colori che fanno vedere fin dove vuoi arrivare con i piedi affinché non il treno non ti maciuri. Esatto. Questo mercato, il Mae Klong Train Market, è uno dei mercati più famosi addirittura in tutto il mondo. Ce ne sono vari, anche in Vietnam e in Cina del genere.
E questo qui però è molto molto antico, esiste addirittura prima della costruzione della linea ferroviaria, scusate, di Bangkok, che era nel 1904, quindi è veramente antichissimo. E da quando qua è iniziata a passare la ferrovia, i commercianti invece di spostarsi hanno deciso di rimanere e di dar vita così a questa specie di spettacolo. E è considerato anche uno dei mercati più pericolosi al mondo. E il governo thailandese, diciamo, che continua a permettere questa cosa, che in teoria sarebbe vietata in molti paesi del mondo, soltanto perché è anche un'attrazione turistica e porta tanti soldi alla comunità locale, per cui c'è questo accordo tra i commercianti e il governo. Infatti non è un vero mercato, vendono maggiormente frutta secca, foulard. Sì, un po' di frutta, è abbastanza turistica, cioè la parte sui binari è abbastanza turistica. Perché la parte invece interna, quella che non dà sui binari, è un vero mercato local, vendono anche il pesce fresco e le cose crude, insomma, che non sono per turisti ovviamente. E invece il treno passa 8 volte al giorno e 3 minuti, ogni volta 3 minuti prima che passi il treno dovrebbe esserci un segnale sonoro, che adesso noi aspettiamo, e che permette ai commercianti di prepararsi e di ritirare la merce che è esposta in modo che il treno possa passare. Più che la merce, i tendoni che sono... Sì, che danno proprio sulla ferrovia, sì. Aspettiamo. Bello lungo, sì, sta passando. E si ricomincia come se niente fosse. C'è un macello di gente, tanta gente. Adesso ci dirigiamo verso la nostra ultima tappa del giorno, che è l'Ampawa Floating Market, ovvero uno dei mercati galleggianti di Bangkok, anzi fuori Bangkok in realtà. Sì, siamo a 40 km. I due più grandi sono fuori, in realtà non sono proprio a Bangkok, però sono quelli più famosi, insomma, come mercati galleggianti. Poi ce ne dovrebbe essere qualcuno piccolino, ma non aperto tutti i giorni, anche nel centro. E io mi sa che ci siamo persi qua. Sì. Allora, l'Ampawa mercato galleggiante è a 10 minuti da qua, quindi se avete tipo in mente di noleggiare anche a voi un mezzo, conviene farlo in un giorno. Arrivati. Pensiamo di entrare nel mercato galleggiante, pensiamo, perché non abbiamo capito. Sì, lo da qua, le barche ci sono. Adesso andiamo a dare un'occhiata.
siamo venuti, ma non so se siamo sfigati o è così, proprio che è così. No, credo sia così. Allora, non è che sia proprio un mercato galleggiante, nel senso che i commercianti che vendono sulle barche ce ne sono pochi e niente. La maggior parte è galleggiante nel senso che è costruito sull'acqua. Però sono comunque ferme le, cioè tutti gli stand, le bancarelle non sono barche. Ne abbiamo vista in realtà una sola che era una venditrice. Sì, aveva dei barbecue sulla barca, ma una sola, gli altri sono tutti degli stand messi a vendere. È carina come zona, comunque sì. È tutto intorno al canale, il mercato è molto carino, però se vi aspettate di trovare proprio i venditori sulle barche che affollano il canale. Forse magari non lo so, magari si fa un giro in barca e si riesce a vedere altro. Ti fanno fare il giro in barca se vuoi, costa, a noi hanno detto prima 50 baht, dopo 200, quindi non so quanto costi in realtà. Ma penso che con 50 baht si riesce a fare. 50 baht a testa si dovrebbe riuscire a fare. E per il resto niente, è un mercato. E come tanti. Sì, non c'è più neanche la signora, no? C'è ancora la signora, adesso la inquadriamo. Sempre foriamo qualche gomma e ci tocca andare dal gommino. Stavamo tornando da una lunga giornata in moto, abbiamo bucato la gomma. Meno male che non ci siamo ammazzati, eh? Siamo tornati, Siamo tornati nel posto dei curry perché era buonissimo. Stasera è così economico, non lo troveremo più, quindi approfittiamo e lo mangiamo qua. Stasera però invece di quello verde abbiamo preso il curry rosso e poi un tom yum che deve ancora arrivare. Non sono piselli quelli, vero? Sembrano piselli ma non sono piselli, ma non so cosa siano. Buonissimo anche questo. È appena arrivato il tom yum, l'ho chiesto con l'uovo, ma l'uovo mi ha buttato dentro la frittata appena, ha fatto prima la frittata e poi me l'ha messa dentro. Però sembra un bel tom yum questo, Adesso assaggio. Nuova mattinata alle periferie di Bangkok. Sì, visto che abbiamo ancora lo scooter abbiamo deciso di fare un altro giro un po' fuori, non lontano come ieri. Abbiamo fatto 40 minuti circa dal centro di Bangkok e siamo venuti a Bangka Chao, che è un'isola artificiale formata da un'anza del fiume di Chao Phraya, che è il fiume principale che attraversa Bangkok, e dall'estremità occidentale da un canale. Quindi è in realtà un'isola, però è collegata alla terraferma, alla zona di Bangkok, tramite un ponte che noi abbiamo attraversato con lo scooter. E ci sono un po' di cose da vedere, un'isola abbastanza verde, e abbiamo già visto che cioè nel senso non ci sono grattacieli, abbiamo passato qualche villaggio piccolino e adesso ci siamo fermati qui perché c'è un piccolo mercato galleggiante. Sì, credo che sarà tipo galleggiante tipo quello di ieri, quindi adesso non lo so, adesso andiamo a vedere. È descritto come un piccolo mercato local, noi in realtà ci siamo fermati per quello e dopo proseguiamo il giro dell'isoletta. Thank you.
Thank you. Non so bene che frutto è, somiglia al mameis, lo si guarda dentro, abbiamo guardato su internet prima di prenderlo. Adesso lo assaggeremo l'ora di pranzo. Abbiamo visto, si chiama egg fruit, sarebbe tradotto dall'inglese frutto uovo. Galleggiante tipo quelli di ieri, per cui cioè galleggiante nel senso che le bancarelle sono costruite tutte intorno al canale, però non ci sono proprio venditori nelle barche che vanno in giro. Ecco, il canale è libero, però è molto carino ed è molto local, non abbiamo visto turisti. Appena messo il rossetto alla scimmia, non so perché. Carino, eh? In mezzo al mercato ci sono i tavolini per mangiare, la gente mangia e nel frattempo ascolta la band cantare. Bellino, carino. Abbiamo preso il riso cotto nella canna di bambù. Dovrebbe essere tutto. Eccoci fuori dal mercato. Sandra pensa che non c'è più lo zaino sulla moto, ce l'ho io sulle spalle. Siamo fuori dal mercato, abbiamo comprato qualcosina, giusto per assaggiare qualcosa. Adesso ce ne andiamo in un bel parchetto che deve essere qua vicino. Andiamo a pranzare. È grandissimo comunque il mercato. Sì, sembrava piccolo da fuori, cioè sembravano quattro bancarelle, invece no. Si dirama su vari canali ed è abbastanza grande. Vendono di tutto, sia cibo che cose fresche tipo verdura, frutta, ma anche vestiti, accessori, tutto quanto. Mai visto un carrettino con una doppia moto, una moto a destra e una moto a sinistra. Scusate. C'è da ridere, eh? Uno gira a destra, uno gira a sinistra, si spezza in due la moto, la carretta, non so, no, ma una manca anche l'acceleratore, non lo so. Sta in piedi invece di mettere solo le ruote. Andiamo. Ora apriamo questo frutto magico. È strano. Ha una polpa. Strano. Mai mangiato un frutto così? Buono comunque. L'interno è come una castagna arrostita, alla stessa corposità. Siamo al parco Sri Nakhon, che è appunto il parco di Bangkrajao, di questa isoletta artificiale. Questa zona qua è chiamata il polmone verde di Bangkok,
perché sì, è una zona molto molto verde e ti fa quasi dimenticare, no, di essere in una città, mega grande città, metropoli, sì. Esatto. E ci sono vari percorsi, si possono anche affittare le bici, abbiamo visto, ci sono vari percorsi, sentieri insomma, che si possono fare a piedi con la bici, poi ci sono panchine, c'è il laghetto. E... ho fatto bene, sì, ci fatto sono dei bambini bene. Che giocano qua. Adesso facciamo quattro passi. Ah, noi siamo arrivati da un po', avevamo un po' di fame, ci siamo fermati, abbiamo mangiato prima, adesso guardiamo il parco. Ciao sull'isola artificiale. Ci siamo fermati sulla strada perché abbiamo visto che c'è una abbastanza grande statua di Ganesh, quindi è un tempio indù. Stiamo andando per riportare indietro lo scooter perché siamo quasi al limite, ancora abbiamo un po' di tempo. E dalla strada abbiamo visto un enorme Buddha color oro e quindi ci siamo ficcati per venire a vederlo. C'è scritto che è gratis il tempio, adesso vediamo. Fino ad ora non ci hanno chiesto nulla. Purtroppo si vede molto meglio da lontano, ovviamente, perché è gigante, che da vicino. Il tempio in questione è Wat Paknam. Allora, praticamente c'è questo Buddha gigante, poi c'è il tempio vero e proprio che è alle spalle del Buddha ed è fatto a vari piani. Poi se arriva in cima si può uscire fuori su questo balconcino e si non vede in cima, no, perché no, ancora no, la no, cima no. È alta fino ad un certo punto, sì. E poi si può venire qui a vedere il Buddha da dietro, però al di dietro, dal di dietro. Sì. È impressionante, è molto grande. Beh, è gratis, il tempio, comunque non ci hanno fatto gratis, pagare. È gratis. Anche il tempio dentro è proprio bellissimo, ha dei colori, delle luci spettacolari, proprio molto bello. Fatto bene. Adesso andiamo via, andiamo a portare la moto. Sì, appena lasciata la moto, sembrerebbe tutto a posto, ci hanno dato i tuoi soldi. Hanno ridato anche la capanna. Sì, quindi è a posto. Adesso stiamo tornando per la via di casa. Giustamente c'è troppo traffico per le strade, passano sui marciapiedi. Stiamo passando attraversando Chinatown, quindi è un po', sempre un po' incasinata. E niente, tra 40 minuti più o meno dovremmo essere in hotel. Se non inciampiamo a qualcuno che dorme.
capitano qua, no? Io veramente l'altro giorno mi spiace, ma ne avevo quasi pestato uno perché non l'ho visto. Ci sono delle zone in cui ce ne sono parecchi che dormono per la strada, sul marciapiede, sì. Purtroppo sì. Adesso cerchiamo di stare attenti prima che possono essere pure. Ci sono questi venditori che di sera non ci sono, perché poi di sera ci sono i mercati notturni, ma ci sono questi venditori che si mettono dal mattino presto fino all'ora di pranzo più o meno, credo, e ai lati, cioè sul marciapiede, a entrambi i lati del marciapiede, a destra e a sinistra, e vendono un po' di tutto. Alcuni cucinano il riso con i vari curry, altri vendono cinture. Poi vabbè, ci sono i mercati da un momento all'altro. In ogni angolo c'è un mercato. Qua vendono i biglietti, noi pensiamo che siano biglietti della lotteria. Vanno molto forte in Thailandia. Abbiamo visto una strada che vendeva solo biglietti della lotteria. Sì, un milione di persone che vendevano e 10 milioni che compravano. Che friggono queste cose buonissime. Qua c'è una bancarella bellissima, piena di cose verdi che sono questi budini di riso fatti in modi diversi. Aspetta che lo inquadri. Sì. Ne hai assaggiato un paio, sì, però sanno tanto di uovo. Alcuni non sono buonissimi perché hanno proprio il sapore forte di alcune d'uovo. Altri sono buoni, li abbiamo provati anche in altre parti del sud-est asiatico. Il verde nella maggior parte dei budini è dato dalle foglie di pandan, per questo che sono colorati di verde. Abbiamo chiesto se potevamo entrare, Sandra dubitava, no, io gli ho detto chiediamo. Siamo passati davanti al Dusit Palace, che fa parte del complesso delle residenze reali. Questo palazzo che vedete qua è una delle residenze reali, ma non quella dove vive l'attuale re. Comunque di fuori è tutto recintato, è pieno di polizia, di guardie. Sandra ha paura anche a camminare qua. Ma non c'è un'anima, quindi pensavo è impossibile. Possibile che ci facciano entrare. Invece no, invece siamo arrivati. Ci hanno fatto una foto? Sì, ci hanno ripreso con la telecamera. E hanno detto di entrare pure. Tranquillamente. E adesso... questa appunto è una delle residenze, il Dusit Palace. Poi ce ne dovrebbero essere altre intorno che però non so se da qui stesso si possono vedere. Adesso andiamo a vedere se troviamo il nostro amico re, se ci offre un bel tè. Eccoci fuori dopo il saluto al re Rama V a cavallo. È stato un po' imbarazzante. Sì. Nel senso che appena siamo entrati abbiamo iniziato a filmare, cioè volevamo fare un video, e è venuta una delle guardie, di quelle che però sono all'interno, a dirci prima che non si potevano fare video e scattare foto. Poi ci ha chiesto se eravamo venuti per adorare, per adorare il re Rama V che è defunto, perché in mezzo alla piazza c'è una statua di re Rama V a cavallo, e le persone vanno lì, abbiamo visto anche dei mazzi di fiori, tipo del cocco, vanno lì a rendere omaggio, a portare le loro offerte, e ci ha detto che l'unica foto che potevamo farci era inginocchiati e adorando appunto re. Cioè noi eravamo in una situazione in cui non sapevamo più come... Ci siamo inginocchiate, abbiamo adorato il loro re, prima che ci arresta qualcuno, ci fanno uscire con le manette. Sono stati gentilissimi, sì. Comunque. Ci hanno solo spiegato com'è la normativa, insomma, che si può fare solo quello. E niente, poi siamo usciti. Abbiamo fatto due foto, due video. La residenza comunque, confermo, è molto molto bella, quindi hanno una bella casa. Tutta questa zona comunque è super... militarizzata e controllata. Sì. E ci sono guardie ovunque. Secondo me è meglio se spegni il telefono, perché non voglio neanche... No, vabbè, non si può riprendere gli edifici. Sì, vedi, qua ci sono gli edifici delle guardie del re. Tutta zona militare. Tutta zona militare, sai. Dietro di noi
in una zona assolutamente non visibile dall'esterno e recintata in mille modi, cosparsa di guardie. Oltre alle guardie, sì, che ci sono. C'è la residenza, il Palazzo Citralda, che è la residenza dell'attuale re di Thailandia, che sarebbe Bajira Longkorn. Questo è il nome, scusate ma passano le moto, dell'attuale re di Thailandia, anche conosciuto come Re Rama X, che è succeduto a suo padre nell'ottobre del 2016, appunto Re Rama IX. Noi c'eravamo nel 2016, siamo quando... Siamo venuti, sì, nel periodo di Natale, infatti era periodo di lutto nazionale ancora, che è durato tantissimo tempo, perché il re precedente era proprio uno dei re più amati, sentiti, sì, e più amati dal popolo. E c'è stato qualche dissenso, se così si può chiamare, quando è succeduto appunto suo figlio, e per alcune leggi insomma che erano ancora in vigore, altre leggi che ha fatto fare. E in Thailandia è molto importante sapere che c'è ancora una legge molto severa per lesa maestà, che prevede fino a 137 anni di galera per chi parla male o fa battute, insomma qualsiasi cosa che possa andare contro il re, contro la famiglia reale. Quindi vi consiglio, se venite in Thailandia, stare molto attenti, cioè inginocchiatevi davanti alla statua. No, non solo i cittadini thailandesi, vabbè, sono i più soggetti ovviamente a questa cosa, ma abbiamo letto, sì, anche di turisti stranieri che sono stati condannati e stanno scontando il carcere per questa legge di lesa maestà, per aver appunto parlato male pubblicamente del re o della famiglia reale. Quindi bisogna stare attenti e passare alla larga da qua. Dietro di noi c'è le foto della famiglia reale. Cioè, i due centrali sono il vecchio re Rama IX, che è deceduto nel 2016 con sua moglie, e invece a destra e a sinistra ci sono l'attuale re e la sua moglie.